Allora, sto riprendendo, in verticale però, no? Banda di incapace. Ma perché c'ha ritmo? Io non capito manco cazzi. Sta buono. Se siete voi che hanno salvato la gente, e come sta? Non parlate male della gente che sto registrando. E poi mi ha già fatto nove. Forse avevo uno sparato. Allora, allora ci troviamo mentre questo gira. Vamo provo a metterlo qua prima, che succede? Siamo nel parco azione occidente e Vallo di Chiano. Devi fare una foto, una cosa, non fai nulla. Ma che cazzo di reporter sei, porco due? Non so, c'è manco magia fissata. Ma tu non sei manco cazzo. Ok, non sbandare. Non sbandare che si mantiene. Sì, Mosa che sta riprendendo là dietro. No, sì, no. Si io, mette in deficienza. Questo è grand'angolo. Ah, grand'angolo. Ma che ne so. Allora, queste non so che dire, aspetta. Introduci la cosa. Allora, siamo io, Silviuccio e Vincenzo. Bravo, io sono il cameraman ufficiale. Sì, è il reporter ufficiale di questa missione. Lui è la guida ufficiale. E io ho già portato la macchina. Lui è, sì, è lo spericolato ufficiale. Range. Esatto, esatto. Vuole imparare a guidare? Io sto imparando a guidare, quindi devo prendere la patente di montagna. Perfetto. Quindi vi presento Marco Orlandi. Tanto piacere, tanto affetto. Marchetiero, lui vuole fare l'usciere, però... E poi voglio scopare! Il 2% usa. Sì, no, ma il 2% quando mi impegno, cioè... Se no, era sotto. E niente, dove stiamo andando allora? Ma in realtà questo lo decide la nostra guida, Silviuccio. Guida, parlaci un po' di questo. Saliamo in montagna. Ma siamo già in montagna, vero? Sì. Allora saliamo in alta montagna. Ma quanti metri siamo adesso, Silviuccio? Ma siamo a 680 metri. No, dai, di più. 800 metri. Quasi pensavo... Ma no, quasi mi vince, non ti puoi inventare le cose, dobbiamo essere realisti. Cioè, abbiamo degli obblighi verso la telecamera. Verso le persone che ci seguono. Allora, abbiamo superato un principe. Un principe? Però mi ha sciso. Il principe dove Vincenzo quando era più guaglioncino andava a fare tacco e punta, va bene? Perfetto. A baccagliare in un parolone. Andava là, poi tornava a casa, si faceva la pippetta perché non aveva fatto niente, però. Cucine, mani vacante. Però andava a fare tacco e punta. Perfetto. Quante volte ci sei andato tu, Silvio? Io? Parecchie volte. Il principe era proprio un must di certi tempi. Era un locale in voga. C'erano tutti i guaglioni a fare i balli popolari. No, non si facevano balli popolari. No, popolari. La Latinoamericana. Che allora era popolare, nel senso, non dico balli folcloristici, però c'è stato il tempo del latinoamericano in cui il principe spopolava. Poi il tempo delle mele. Nel senso che noi andavamo là pure i motorini, anche senza macchina, testate. Chi aderiva la macchina? Mo a 33 anni ha cominciato a guidare la macchina, capito? E lo fai piuttosto bene, devo dire. Sì, è bravo, vedi? La motocicletta, i cavolicchi andello. Io guido una volta all'anno, hai capito? Meno male. Ok. E loro però sono bravi ragazzi perché si fidano di me. Tu sei un amico, Marco. Allora mi hanno dato fiducia, allora io per questo me la sento, perché se no non mi avessi avviato da subito, vedi? Vince, comunque continua la tua intervista, dai. E quindi ci stai portando a fare questo giro del Cilento tra montagna e mare. Faremo montagna e poi mare, ragazzi, sperando che il sole ci accompagni. Questo è il giro mare e mondi, diciamo, Mare e mondi. Noi siamo partiti dalla collina di Albanella. Che a quante altitudini è? Ma la punta sono 260. Ah, ma Albanella paese sarà intorno ai 120. Veramente? Faccia corsa e fritta. Magari è collina. Va bene, scherzo. E niente, questo viaggio comincia molto presto, siamo all'alba di mezzogiorno. Di mezzogiorno. Il sole non c'è, però sarebbe alto in questo momento. Ma perché noi siamo sopra il sole in questo momento? Sì, più o meno, oltre le nuvole, anche di più. Ma Vince, una cosa, nei confronti dei nostri telespettatori, vogliamo anche fare un poco di background di questa storia. Come è nata questa idea? Da un bicchiere di vino, credo. No. Da un amaro. Da un amaro? Da un amaro. Da un lucano. Ma che si chiede? Da un lucano? No, ma non mi piace l'amaro. Jägermeister. Da uno Jägermeister. Posso farlo nascere da un rum io? Da un rum è nato. Ma non stavi nel bar di Caracas, sai Vincenzo? L'importante è farlo nascere, voglio... Che bello, l'amaro che... No, l'amaro Vincenzo già. Però com'è nato così? Quindi noi eravamo, chiacchieravamo... E dici si deve fare qualcosa perché... Si deve fare qualcosa per farci un viaggio alla vecchia Romagna, capito? Wow. E valorizzare il nostro territorio soprattutto. È la nostra amicizia. Ma quella è la prima cosa.
Noi dobbiamo fare un patto di sangue. Quindi mo oggi per fare un bel viaggio alla vecchia Romagna da succedere qualcosa. Ma un po' di buca almeno. C'è almeno un buca nella ruota. Io non so se c'è la ruota lì dietro. Una buca ruota ad accariamo. Tanto qua dopo le 5 ci chiatriamo, credo. Moriamo assiderati, però fino ai 5. No, ma che fai? Se te la fai di corsa non arrivi giù. Ua voglia. Sa cincana da casi montando 600 km. Ma poi entra più tanto atleti come noi, non è che ce ne sono tanti. Comunque no, la sento già che va meglio, si è riscaldata la macchina, vero? Sì, sì, un pochino sì, però ci metto. Ma è normale, con un diesel così sono. Ma poi questo freddo. La Saxonia che ci mette a 40 km per salvare. E quindi facciamo una pausa dall'intervista? Sì, pausa, pausa. Pausa, a presto. Così almeno vedi che cazzo è venuto. Questo è il panorama. Boh, solo frasco, ma comunque c'è il panorama, eh. Ragazzi, siamo all'altezza di sorgente della forma. Video in diretta, ho voluto far vedere quanto è liscio di ghiaccio, diciamo. E Silvio ha fatto l'assessment del fondo stradale, quindi Silvio, dacci un assessment col tuo parere su cosa dobbiamo fare. Io credo che la prima cosa da fare è mettere in moto la macchina, poi ingannare la prima e accelerare. Ok, quindi Silvio ci dà il via libera per la salita della montagna. Tutto Vincenzo, okay, tutto ok. Tutto ok. Io direi, pisciamo tutto. Vincenzo, tu invece cosa dici al riguardo? Non ce la faremo mai. Ah, quindi qui c'è l'ottimismo contro il pessimismo, diciamo. Io sono imparziale, io sto cassando a Silviuccio perché ove che più capita attivo, capito? Tanta macchina non è la soia, che non è vero. Auguri. Se no potremmo pisciare sulle gomme che si riscaldano. Facciamo termiche. Ok, allora Vincenzo propone di pisciare sulle gomme. Io non sono tanto d'accordo di fare i canielli, però io sto scivolando. Ma io, ragazzi, questo non è un piano sequenza, sono le mie scarpe che scivolano. Vincenzo me la sta tirando. Comunque, ragazzi, ci siamo fermati perché il nostro viaggio, pur di un attimo essere preso in sicurezza, ha necessitato di esplorare questa strada a piedi. Però la nostra guida di montagna, il ranger Silviuccio, sì, espertissimo, espertissimo di fermare la macchina quando c'è un ghiaccio, ha detto che si può, quindi noi andiamo. Ok, d'accordo, Vince? Più d'accordo di qualsiasi. Quindi continuiamo con la missione vecchia Romagna. Un po' che la marea c'è una granita. Io direi a piedi vi aspetto sopra. La vedete? Quella è la macchina. No, certo. Quella è la macchina, l'abbiamo lasciata lì per vedere dove potevamo arrivare. Ok? Ok. Ah, ci aggiorniamo dopo. Ragazzi, stiamo per partire, ok? Silvio ci ha dato l'ok. Sì, e Marco ha accettato, però. Io ho accettato in quanto persona poco al corrente dei fatti. Silvio mi ha detto che questa strada si può fare, io mi fido. Poco sono di mente. Quindi questa è la memoria, questa è la memoria. Silvio ha detto che il ghiaccio lo permetteva. Quindi noi avremmo avuto. Scusa Silvio, che... cosa hai detto sulla telecamera? Ce l'ho ripreso prima. Cioè, si potrebbe fare. Ah, si sta mettendo le mani avanti. Sta mettendo le mani avanti. Io penso che mo queste facce diventano di terrore. Ok, allora facciamo una cosa: mantieni la telecamera su di noi. Allora, riprendi un attimo la strada, fai vedere dove stiamo andando un attimo. Fai vedere solo un attimo. Ci vorrebbe uno che le piglia avanti, uno che. No, fai vedere solo, gira un attimo, fai vedere solo dove stiamo andando. Gira, ma senza interrompere. Come sto fa? Fai così. Ah, aspetta, in questo senso, scusa. Faccio video andanza. Ok. Adesso riprendi indietro. E c'è il ghiaccio là sopra, eh? Non è sì. Che volevamo fare uscire. Adesso riprendi, rimettici su di noi e mantieni la telecamera sulle nostre facce. Ok. Ok, le nostre facce prese dall'impegno della montagna, va bene? Io direi dal terrore. Vai. Io faccio la ripresa anteriore, vai. Allora, Silvio, mamma spera che. Allora, come velocità è buona così. Ah, il gas affonda. Aiuto. Così vai. Ma io però quella curva a me non mi piace. Non ti preoccupare, prendi la larga e poi restringi. No? Larga? Sì, aiuto. Vai sereno. Già tengo paura. Vai sereno.
mani serene. Oh cazzo. Ho sentito un poco di friabile sotto il culo. Non chiedo troppo dentro un muro. Vai, testala, vai. Ok. Ragazzi, la prima curva l'abbiamo superata senza troppi problemi. Oh, ok? Questa sennò è dovolta. Testa. Sono io che guido a cazzo. No. Vai, passa sul ghiaccio. La preta. Sul ghiaccio pieno, testa, vedi se sfila. Sfila? Ma faccio rugare. Sfila? No. L'hai visto? Allora vai sereno. Proprio una sfilata, sei una Range Rover trazionata integrale, ma che stai scherzando? Mo non abbiamo certezza di cosa ci sarà oltre questa curva perché non ci siamo arrivati. Non c'è certezza del domani qua, no. Però qui c'era tutto ghiaccio, si vede che si è sciolto qua. Sì, perché ci ha battuto il sole. Vai, prova a dire a capo. Ragazzi. Vediamo, vado su ghiaccio. Vai, ghiaccio, testala. Ma sta macchina è asciugata una volta. Non cosa niente sta macchina. Ok, ci vediamo fra poco. A frappè, ragazzi, ce l'abbiamo fa. Gulo! Gulo, è meglio che rimaniamo. Sereno, rimaniamo online, allora. Rimaniamo online, ragazzi. Vai sereno. Cerchiamo di capire che succederà. Vai sereno. No, perché caso non abbiamo. Tu testalla sempre se sfila, no? Non ho sfilato proprio. Se non sfila, vai sereno, no? Perché se sfila grippa, che facevi? Grippa. Mo no, per esempio. Sfila? Mo mi ha dato un po' un'idea che... Si sfila meglio. Mo no. Allora vai sereno. Ci può essere peggio di questo? Sì. Ah, becca. Vai sereno. Ah, boh, meglio essere sempre accorti, perché nel momento in cui sfila... Nel momento in cui sfila si fermerà praticamente fin dove sei arrivato. Si è arrivato, la grippa, no? Se sfila chi è innanzi non ti dicano mai chi è retto, ma dai, no? Ma in teoria. Matematico, qua. Se no non ci è arrivato. Ragazzi, visione vecchia Romagna continua. Ok, ok. Aia! Dice, fammi una foto! Aspetta che sono in equilibrio precario! Fammi un video, dici! Cazzo, ho perso il tappo, aspetta! Non perdere, non buttare la pallone nero! Vai, eh! Certo! Piglia! Colpiscilo! Gura, lisciato! Lavoratori! Da grande voglio fare il giovinastro e non voglio far bene, manca Cristo. Sulla questione mi sapevo in macchina rubata e a chi mi rompo cazzo ero angapata. Punct. Da grande voglio fare il ministro e poi c'è chi ha un culo pure a Cristo. Mi ha fatto tutti i soldi alla regione, la sputtania con un zucculone e tutto resta poma passa o pazza, ma voglio arruinare come non c'è e voglio dare sangue ambressa. Azione chi te muota e poi scavezza borsa Francoforte e niente per me, niente per nessuna, ma voglio fare soltanto storie in merda, sono giovinastro.
mentre non tempo niente aperto. Ragazzi, ci troviamo qui in località. Località boh. Di scarica di cosa? Località, siamo dopo. Siamo quasi ad Acciaroli, ragazzi. Ma sì, eccolo là, eccola. Ecco Acciaroli. Quella punta. Eccolo Acciaroli, vedi quella punta. Ok, Acciaroli è lì. Quindi lì ti posso far vedere Ogliastro Marina, guarda. Quella punta lì invece è Ogliastro. No, okay. Quella è Punta Licosa. Punta Licosa. Che quindi Punta Licosa. Fondamentalmente noi ci troviamo fra Punta Licosa ed Acciaroli, ok? Quindi com'è andata fino ad ora la nostra avventura? È andata benissimo, siamo ancora vivi! Si sta riscaldando. E fa pure caldo! Sì, è quasi estate qua. Si potrebbe quasi andare a mare, non... cioè guarda. Perché non so come scegliere. E vi rumare quanto è bello! Ispira tanto sentimento. Lasciamo perdere un po' l'effetto di scarica, concentriamoci sul mare. E guarda la barchetta che viaggia a 300 km orari. Ma dov'è? Non navega. Ah, culo. Sembrava già vicino, Maro, sai? Viaggia più o meno a 300 km orari. Quindi che considerazioni abbiamo da fare al riguardo? Bellissimo. Stupenda giornata. Quindi questo giro mare e monti ha dimostrato quanto la nostra terra, con tutto che è stata sempre bistrattata, riempita di scarico, quanto può offrirci? Quanto potrebbe offrirci se la sapessimo sfruttare meglio. Sì. Nel giro di mezz'ora riusciamo a fare montagna, neve, ghiaccio, mare, sabbia, estate, guarda, anche d'inverno, cioè l'estate che sta tutto l'anno. È un concetto di tutto l'anno. Sì, sì. A 360 e passa gradi. Non c'è capito. Vince, tu volevi dire qualcosa a proposito delle femmine, che volevi dire? Che io amo la mia donna. No, dici quello che hai detto a noi prima. Che la donna va rispettata. Benissimo. E questi sono, ragazzi, mo chiudiamo perché abbiamo un buon disturbo. No, ma diciamo qualcosa di intelligente. Diciamo qualcosa di intelligente al volo. Ma non ti può uscire qualcosa di intelligente. Proviamo. E dici? Guarda l'immensità del mare. E qua puoi sfumare e chiudere. L'immensità del mare. Vincenzo, dove siamo qui? Lo so, lo dice Silvio. Silviuccio, dove siamo? Qui siamo a mare. A mare, ma in che località? Qui, non lo so, Ascea? Marina di Ascea, vai. Siamo a Marina di Ascea. Quello che sei tu. Quindi questa sera siamo riusciti ad arrivare fino a Marina di Ascea, partendo da Basciana Fonte. Partendo da Lello Zoppo. Da Albanella. Abbiamo fatto un viaggio on the road in cui abbiamo incontrato notevoli difficoltà. Notevoli rischi pure. Abbiamo superato ostacoli. Impervi. Ma li abbiamo superati solo perché siamo stati uniti. Sì, molto. E ci siamo anche grattati le palle ogni tanto. Proprio la sfiga. E però questo ha dimostrato che insieme possiamo vincere. Ce la possiamo fare sempre. Siamo gente per bene. Gente di mare. Armiamoci e partite. E Vincenzo, quindi che cosa ne dici di quello che è successo oggi? Qual è la tua considerazione? Ti è piaciuto? Quella finale. È che il mondo è bello e la vita va. Vagliano che rincarno. Oh caro, troppo. La vita va amata dal primo secondo. Si può girare, sì. E i sensi unici vanno rispettati. E gli stop accecano. Ma forza qua. Forza dritto. No, che si è detto come essere. Che ci vuole. E tutte le strade portano a Roma. Sempre. E quindi il nostro viaggio questa sera si conclude qui. No, penso al Banella. Come regola. A te mo ti facciamo scegliere. Ah, allora sì. No, nel senso che la destinazione, diciamo, ultima, il punto più lontano è stato questo. Sì, per oggi sì. Per oggi sì, domani possiamo andare da qualche altra parte, ma oggi così è andato. È oscuro. Mo' palestra.
o dobbiamo andare a fare un poco, a sudare un poco, avere un po' di culo in palestra, culo di maschi naturalmente, non vorrei che interpretasse male. Sembra giusto, cioè, voglio dire. Perché ci sono altri culi? No, quelli. Ah, pensavo. Il culo non ha sesso, dacci, eh. Eh sì, ma anche la bocca. Ha solo i peli, però. Però sai com'è. La forma però ha una... C'è una differenza. Che se non è abusivo. Un culo attacca. No, no. Questa è l'architettura che valorizza il territorio. Non è abusivo perché è diviso dal mare da un muro, questo quindi non è abusivo. L'architettura che valorizza il territorio, non c'è io. Salerno. Ma volete salutare oppure qualcosa? Ciao mare! Ciao, poi ci prima. Non sa voleste per la chiusura finale, proprio i saluti finali. E me me ne c'è. Come me lo sai, Alba? La pizza? Ancora da babetta, abbandono da compagnia. Ah, va bene. Da compagnia mia, sì, mi ha potuto mamma.